Buongiorno, oggi sto cercando di stampare in bella una lastra che ho inciso circa un anno fa, a cui tengo molto, una lastra dedicata a Hubert Wasser, uno dei miei artisti preferiti, e io l'ho immerso, ho fatto diciamo un matrimonio tra me e Hubert Wasser, gli animali che di solito incido e dipingo. Li ho inseriti nella sua architettura che si trova tra l'altro a Vienna. Io l'ho già inchiostrata, l'ho inchiostrata come si usa normalmente nell'incisione calcografica, con inchiostri e spatole, dopodiché l'inchiostro in eccesso dalla lastra si leva con della carta, va benissimo quella degli elenchi telefonici, e così l'inchiostro rimane solamente dentro i solchi. Ho fatto alcune prove ultimamente per stampare questa lastra, però essendo un modo di procedere comunque inusuale, c'è anche del margine d'errore. Infatti ho fatto un cambio di materiali, non userò infatti più la foglia oro e la foglia argento, ma userò dei colori acrilici per dei particolari colorati che io voglio che ci siano sulla stampa finale. Io ho già stampato questa lastra sulla carta, ho fatto una prima battuta in bianco, ci ho dipinto su con dei colori acrilici, e tra cui anche l'oro e l'argento, al posto della foglia argento e la foglia oro che non aderiva bene alla carta, era tanto lavoro per nulla, perché le copie che ho provato a fare non sono venute bene. Questo metodo invece sembra andare molto bene, tra l'altro il colore acrilico, oro, argento, comunque è molto brillante, non riflettente come la foglia, però va benissimo. Questo è un modo di lavorare un po', diciamo, inusuale. Tra l'altro non è molto semplice, non è semplice perché bisogna fare appunto una seconda battuta sopra. Ecco qui, questa è la prima battuta in bianco, che così ho avuto dei riferimenti e che così ci ho potuto dipingere sopra con i colori. È difficile cosa? È difficile far combaciare la seconda battuta sulla prima, in maniera che tutti i segni combacino. L'unico punto di riferimento che avrò è lo stampo. Adesso dovrò applicare sopra la lastra in maniera perfetta, diciamo. Non è esattamente facile. Ecco, adesso poso il foglio a faccia in su. Allora, giriamo qua. Ecco, il foglio a faccia in su. Ecco, adesso devo far combaciare la lastra sopra il foglio. Prima controllo che la carta sia perfetta. È bagnata la carta, Ecco, prendo la mia lastra. E cerco di fare combaciare perfettamente lo stampo già presente. Dovrebbe andare, è facile sbagliare di qualche millimetro, ma non è grave. Allora, normalmente la lastra va sempre sotto il foglio sopra e passa il rullo, no? Questa volta lo lascio sopra perché
Sarebbe bello ribaltare, ma io siccome non riesco a essere abbastanza precisa, perché ribaltando bisogna che tutto rimanga combaciato mentre si ribalta, allora cercando di semplificarmi il lavoro ci metto sopra questo un altro foglio e dovrebbe funzionare. Spero che il feltro nel frattempo non mi faccia brutti scherzi, perché questo feltro è un po' birichino ed è uno strumento fondamentale nella stampa. Ok, allora ecco qua, vi metto qua e adesso giro. Adesso siamo pronti a vedere il risultato. Allora levo questo. È venuto molto bene. Ecco qua. Questo è il lavoro finale. Vedete, il nero è andato sopra il bianco non si vede neanche più. Allora, attenzione, che lì c'è un'ondina, lo stendo un po' il foglio. Ecco, poi qui asciutto non farà più. Ecco qua, adesso è bello steso. Vedete come tutto coincide perfettamente, le sagome, questa è venuta perfetta al millimetro, cosa piuttosto complicata considerando che tra l'altro ho fatto altre prove, ma questo metodo funziona molto bene, senza ribaltone, a cui ero molto affezionata ma che purtroppo non riesco tanto a fare, essendo un po' troppo impreciso. Ecco qui, questa è la prima prova d'autore dello studio mio qui personale alla sede Tecnoel. Bene, sono molto contenta, grazie.